piacere di essere qua è, diciamo, immensamente più grande della mia competenza nella descrizione dell'oggetto, quindi seguendo in modo molto fermo il suggerimento di Wittgenstein, secondo il quale di ciò di cui non si può parlare si deve tacere, sarò brevissimo. Molto lieto di essere qua oggi, non è mia abitudine peraltro partecipare sia alla conferenza stampa di presentazione di un evento e poi di essere presente anche all'evento stesso, cosa che farò con piacere. È una manifestazione molto importante, non ho bisogno di dirlo a voi, l'amministrazione comunale giustamente è molto interessata non solo alla buona riuscita di ogni singola edizione, la sesta in questo caso, ma anche alle prospettive di un'iniziativa di questo genere, ed è per questo che coerentemente con un protocollo avviato già nella scorsa primavera dalla precedente amministrazione stiamo lavorando per arrivare a una convenzione, diciamo, entro l'autunno, entro la quale, attraverso la quale garantire, insomma, una prospettiva, una buona riuscita di arte libro attraverso una collaborazione molto più, diciamo, intensa tra l'amministrazione comunale e arte libro stesso. Quindi poi i dettagli di questa convenzione, quando li avremo, li riforniremo, insomma, vorrei almeno il minimo rassicurare sulla convinzione con la quale l'amministrazione vuole far sì che adoperarsi direttamente, più direttamente di quanto non sia accaduto nel passato, perché anche negli anni a venire questa manifestazione importante resti a Bologna e abbia il successo e la risonanza che riteniamo meriti. Detto questo, vi devo tenere qualcosa da dire anche, immagino, per l'inaugurazione, quindi mi fermo qua e vi ringrazio ancora per l'invito. Buongiorno. Banca Etruria ha voluto essere main sponsor di questa importantissima iniziativa qua su Bologna. Sì? Mi avvicino o va bene così? Allora, Banca Etruria ha voluto essere main sponsor di questa importante iniziativa per tutta una serie di motivi. Primo, ci fa piacere collegare il nostro marchio, il nostro brand, una banca popolare con una storia di 127 anni di attività sul territorio ad un'iniziativa culturale così importante. Tra l'altro i libri per noi sono qualcosa di ben conosciuto e di molto apprezzato, perché abbiamo due collane che pubblichiamo in proprio e inviamo ai nostri clienti, ai nostri soci, una serie di pubblicazioni quadrimestrali di economia, di finanza, ma anche di attività culturali che ci sono sul territorio. Ci piace allegare il nostro nome a quello di questa manifestazione perché la nostra clientela oggettivamente questa è la clientela delle famiglie, degli imprenditori, delle piccole e medie imprese che frequentano e che apprezzano iniziative di questo tipo. È evidente che l'obiettivo di questa sponsorizzazione per noi importante è quello anche di farci conoscere maggiormente in un territorio, quello della città di Bologna e della provincia, ma anche di tutta la regione, che ci vede presenti già da alcuni anni con una serie di filiali, di attività sia in ambito retail, corporate, private banking, e con risultati, devo dire, molto importanti e interessanti, proprio perché Banca Etruria ha nel suo DNA la vicinanza al territorio, la conoscenza dei clienti, e questa è una piazza, un territorio cui noi avremo nel tempo grandi opportunità. Con questa manifestazione ci auguriamo di farci conoscere ancora di più. L'Associazione Librai Antiquari d'Italia, di cui sono presidente da 5 anni, partecipa per la quarta volta ad Arte Libro con una propria mostra di libri antichi. E quest'anno, dopo le esperienze precedenti qui all'Archiginnasio e al Museo Archeologico, ha voluto forse avere una presenza numerica più bassa, però essere proprio nel cuore di Palazzo Renzo
per essere parte integrante di questo festival e respirare l'atmosfera comunque di gioia che c'è e cercare anche dei nuovi clienti o fare dei nuovi appassionati. L'anno prossimo ci sarà sempre qui a Bologna un evento molto importante che è il congresso internazionale dell'International League of Antiquarian Booksellers, che si svolge ogni 2 anni in un paese diverso e riunisce molti esponenti tra i 2000 soci che conta questa ILAB. E quindi sarà un momento molto importante di dibattiti, di visite a biblioteche, non solo qui a Bologna ma anche a Cesena, Ravenna, Parma e Modena, e che culminerà poi durante l'edizione prossima di Arte Libro nella grande mostra internazionale del libro antico, che costituirà un'occasione irripetibile per collezionisti privati e bibliotecari per poter conoscere di persona e vedere i tesori di alcuni librai stranieri con i quali hanno avuto soltanto rapporti telefonici o via email. Sì, buongiorno, io devo, il mio compito è brevissimo, anche perché non voglio togliere tempo a Giovanna Pesci che avrà da raccontarvi un bellissimo e variegato programma di questa edizione di Arte Libro. Vi porto i saluti e i complimenti e gli auguri di buon lavoro della nostra Presidente Beatrice Draghetti e dell'Assessore alla Cultura Maura Pozzati. Dico due cose brevemente sul perché anche noi, fin dalla nascita, fin dalla fondazione del Festival del Libro d'Arte, seguiamo, affianchiamo con il nostro contributo, anche meno importante di quello del Comune e della Regione, perché questa formula che Arte Libro ha sintetizzato in una sorta di slogan che è una biblioteca d'arte diffusa, è molto vicino a quello che è il modo di fare cultura della provincia, e cioè l'interesse per la diffusione della cultura sul territorio. Interesse per la diffusione sulla cultura del territorio che ha quest'anno, ad esempio, una grande data, perché esattamente 60 anni fa nasceva il Consorzio Provinciale di Pubblica Lettura, che era sostanzialmente che partiva dalla volontà di diffondere, di fare rete sul territorio da parte delle biblioteche pubbliche. Oggi siamo arrivati, il consorzio del quale sono presenti anche alcuni protagonisti e che è stato festeggiato anche pochi giorni fa in questa sede, e oggi ha preso una forma molto diversa, si sostanzia nel sistema bibliotecario bolognese, del polo bolognese, al quale però aderiscono oltre 200 biblioteche e per un totale di 2 milioni di prestiti l'anno. E quindi vedete bene che un festival come questo non poteva che nascere nel nostro territorio. Quindi ancora una volta riporto i saluti e gli auguri del mio ente e auguro buon lavoro.